di orzo o di frumento. Ok, il seme viene messo a macerare, quindi viene immerso in acqua, ogni tanto viene fatto riaffiorare per prendere ossigeno e si fa macerare. In questo caso, in questo modo, che cosa succede? Che il seme si illude di dover far crescere la piantina, ok? Quindi innesta un meccanismo, che è quello di far crescere la piantina, e all'interno del seme trasforma l'amido in zucchero in maniera tale che ci sia nutrimento per quella piantina che deve crescere. Quindi questa è la germinazione, questo che vi ho appena detto. Cresce la piantina e la germinazione deve essere bloccata in quello che viene detto il momento giusto, che in passato si verificava attraverso la lunghezza della piantina, doveva essere 4 quinti rispetto alla lunghezza del seme. Invece adesso vengono fatte delle analisi all'interno del chicco per vedere quanto amido è già stato trasformato in zucchero, in maniera tale da sfruttare al meglio il chicco e non avere troppo scarto.